Nel corso del 2009 noi intendiamo promuovere alcune prime attività. Beh, la primissima sicuramente è quella di cercare di accrescere il numero dei soci dell'associazione e quindi di fare una campagna soci per acquisire nuove risorse intellettuali, nuove risorse economiche che ci permetteranno di fare le cose. Quali cose concretamente possiamo proporre ai nostri soci da qui alla fine dell'anno, quindi a dicembre 2009? Il primo è di far diventare il nostro sito web che abbiamo appena aperto e che potete trovare all'indirizzo www.georgescuroegen.org. È quella di accrescere i contenuti del sito, soprattutto con una parte bibliografica che cerchi di raccogliere quante iniziative, e sono, ve lo assicuriamo, moltissime in tutto il mondo, sono ispirate alla figura di Georgescu Roegen, e di fare anche una raccolta di natura proprio bibliografica che ci auguriamo che possa essere arricchita poi attraverso la collaborazione via web. Non per niente abbiamo scelto di utilizzare per lo sviluppo del sito web dell'associazione MediaWiki, proprio per consentire per quanto sia possibile una collaborazione costante tra tutti i soci, ma anche tra tutti coloro che intenderanno in qualche modo dare il loro contributo. Il secondo obiettivo che ci possiamo porre per quest'anno è quello di cercare di iniziare a stabilire concreti rapporti e relazioni di reti con altre strutture, altre associazioni, altri organismi che in qualche modo riteniamo collegati al pensiero di Nicolas Georgescu Roegen, anche per generare una rete che possa effettivamente fare da cassa di risonanza alle iniziative che ci proponiamo. La terza iniziativa è quella di promuovere alcuni eventi di studio o di ricerca che stiamo già progettando, che si svolgeranno presumibilmente verso la fine dell'anno, pensiamo a novembre, quando è nostra intenzione fare un workshop a cui hanno già aderito importanti figure del mondo universitario, del mondo della ricerca, economisti, agronomi, figure che possono effettivamente darci un contributo molto importante e che abbiamo voluto intitolare Abbondanza o ricchezza, crescite di segno diverso, con un sottotitolo che è Dall'idea alla carta, dalla carta alla strada, l'istituzionalizzazione del cambiamento. Questo workshop si svolgerà ad Empoli, le date tentative sono il 26 e il 26 novembre del 2009, quindi vi invitiamo fin d'ora a partecipare e a rimanere collegati al nostro sito per verificare, per controllare le date precise dell'evento. L'ultima iniziativa che intenderemo compiere, sempre se la generosità anche dei nostri soci lo permetterà, oppure il fatto di riuscire a trovare qualche sponsor, come ci ripromettiamo di fare, è quello di fare una piccola borsa di studio, dare una piccola borsa di studio a una giovane ricercatrice o a un giovane ricercatore che abbiano sviluppato o sviluppino tesi che sono attinenti al pensiero di Georgescu Roegen, e magari proprio nell'occasione del workshop di novembre promuovere questo lui o questa lei che ci avranno presentato l'idea migliore. Ma chi si dovrebbe occupare di Georgescu Roegen? A parte il nome bislacco, il tenni rumeno studiato in Francia e poi diventato americano. In realtà oggi purtroppo se ne occupano persone con i capelli grigi. Quello che noi vogliamo, uno degli obiettivi della nostra associazione, è di invogliare quanti più giovani sia possibile a conoscere, affrontare, a dibattere, utilizzare l'opera di Georgescu Roegen con la logica di renderla viva e di non trattarla come qualcosa di sacrale, qualcosa da studiare perché sta scritto, ma semmai di utilizzarla come strumento per andare avanti, per indagare, per cercare di cavare nuovi modi, nuovi
ferri utili per intervenire quotidianamente nel modo di vivere, nella programmazione, nel modo di pensare in che maniera far succedere un modello di sviluppo diverso.